quante ricette? Quante ricette? Sono circa 80 ricette o forse qualcosa in più. E, logicamente, se non c'era Lì Siamo Induni, io non andavo da nessuna parte, visto il mio grado di organizzazione. E abbiamo cucinato questo libro che alla fine Rizzoli ce l'ha messo in commercio. Cucinato intende che ogni ricetta avete fatta, fotografata? Ogni ricetta è stata fatta, fotografata, ma soprattutto è stata lavorata in un forno di casa, quindi è stato tutto fatto per un forno di casa. Quindi oggettivamente tutto quello che è nel tuo libro si può rifare a casa? Si deve rifare a casa. Ha già provato a fare la pizza? No, non ho provato, io non sono brava a fare la pizza, ma quello che ho visto è che oltre la pizza dà anche spunti per fare altre cose. Per esempio le verdure, e questo è, cioè non è solo la pizza. Diciamo. Come nasce l'idea di questo libro? Così, un po' per voglia di fare un manuale su come si utilizza il naturale. Tutto qua, di quanto è importante soprattutto fare a casa il naturale. Oggi è la credenza casalinga che deve essere naturale, tutto qui. Partiamo con una delle più classiche, no? Quindi questa qua è la pizza rossa, la pizza al pomodoro. Questa penso che sia una delle pizze più importanti che sono state fatte al pizzario, la semplicità. Allora facciamo una pizza rossa con pomodoro biologico. Adesso stendiamo il panetto in maniera più uniforme possibile. Siamo attenti ai bordi, in maniera che non si alzano troppo, e la passiamo nella teglia. Lo sistemiamo, metto 6 mestoli di pomodoro e condito con sale, olio e un po' di concentrato e poi emulsionato col frullatore. Sempre con le mani sistemo la salsa. Adesso andiamo a infornare. La condiamo con dell'origano che viene dalle valli dell'Etna in Sicilia, molto profumato. Poi mettiamo olio extravergine d'oliva a tappeto su tutta la pizza. Ed ecco qua. Poi la pizza con i funghi. Qui ci sono tutte le varietà di funghi di tutto l'anno, su una base rossa. È una pizza meravigliosa e rappresenta la stagione più bella della gastronomia. E poi andiamo insomma sulle vissanate, no? È semplicemente una focaccia bianca dove viene messa una crema di castagne, piccione, porcini e ravanelli crudi. Secondo me è buonissima, è buona amante. Ciao, finito.